Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 29 marzo. Tu mi salvi dai nemici furenti, sui miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori, purificati dalla penitenza, e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: È vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere. Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della tampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che ho fatto bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re Nabucodonosor: Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito, sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto, che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abednego. Ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e, uscendo, bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto. Non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, re, risposero. Egli soggiunse: Ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile all'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire, per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dei padri nostri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli rispose: Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero il nostro Padre e Abramo. Disse loro Gesù: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù: Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e da Dio vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza per guarire i vizi del nostro cuore. E per confermarci nel tuo eterno amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ascolta le suppliche del tuo popolo, Dio onnipotente, e a quanti concedi di sperare nella tua clemenza, dona con bontà il frutto della tua incessante misericordia, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.